siamo qua perché in realtà stiamo dando lo strumento a uno dei problemi che si era preso questo gruppo di lavoro. Voi sapete che questo gruppo di lavoro nasce dalla scelta per vincere tutto questo è un referendum, una volontà dell'amministrazione di consentire la possibilità di dare attuazione a un referendum che comunque ha la necessità di prevedere alcuni approfondimenti, alcune inevitabilmente alcune anche riflessioni, no? La necessità di mettere anche insieme tanti pensieri, tanti studi, tante storie sul progetto della riapertura dei Navigli, una scelta diciamo di pianificazione, anche quella però ancora non attuativa, e la volontà di approfondire, di dedicare questo primo anno ad alcuni approfondimenti in una collaborazione con il Politecnico che ha fatto da filo di coordinamento con tutti coloro i quali avevano già lavorato su questo tema per mettere le basi per un vero e proprio studio di fattibilità. E il professor Boatti, che si ha accordato e che si è messo a disposizione dell'amministrazione con la sua squadra, anche con i suoi collaboratori, in parte con i suoi studenti, ma con lui appunto per tanti altri, ha fatto i conti. Ha detto che alla fine del 2013 saranno visti per vedere insieme i risultati di questo primo step. Adesso ci deve essere l'impegno, probabilmente con me stessa, ma non solo, ad andare avanti, questa volta trovando anche qualche risorsa. Il Consiglio Comunale, peraltro, ha fatto recentemente nel bilancio un'incursione un po' blitz, ma che noi rimetteremo in carreggiata nell'ambito del progetto complessivo, e perché è comunque assolutamente conforme alle decisioni e al lavoro che è stato fatto. Quindi volentieri oggi sto qui a leggerci, a vedere e a presentare il risultato di questo lavoro con appunto l'impegno che nel 2014 faremo e avvieremo una seconda fase che è quella che dovrebbe cominciare a garantire l'operatività del progetto. Ringrazio tutti, vi siedo.